il prosciutto vegano. Madonna, mi sembra di tagliare prosciutto. Hanno fatto anche le parti di grasso, queste bianche. Guarda qui che bella fettazza. Che roba. L'assaggio immediatamente. Imbruttiti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente assaggerò un nuovo prodotto. Qualche giorno fa su Instagram mi è apparso questo video. È arrivato il prosciutto di formaggio. Da Emiliana vi dico che è veramente notevole. E quindi non ho dovuto far altro che prendere la macchina, andare direttamente da Coccole di Gusto e prendere il prosciutto vegano. Ed eccolo qui, amici, ha un aspetto incredibile. Adesso ve lo faccio vedere perché lo apriamo, lo tagliamo e lo assaggiamo. Ed eccolo qui, amici, tra l'altro c'è scritto vegan prosciutto e non prosciutto, ma andiamo subito ad aprirlo perché sono troppo curioso di vedere l'interno. Ah, guardate che spettacolo! Madonna, c'ha anche tutto il grasso! Ha anche tutto il grasso! Guardate che spettacolo! Cioè, sembra veramente prosciutto! Ma andiamo immediatamente al taglio. Madonna, mi sembra di tagliare prosciutto, ragazzi. È scioccante. Non ci credo. Non ci credo. Guardate. Guardate qui, ragazzi, sembra prosciutto. Ragazzi, è incredibile, sembra veramente prosciutto. Ve lo faccio vedere più da vicino, è scioccante. Hanno fatto anche le parti di grasso, queste bianche. Io assaggio subito. Ragazzi, ma voi l'avete mai assaggiato il prosciutto vegano? Tra l'altro il colore sembra veramente prosciutto crudo. È pazzesco. L'assaggio immediatamente. No, allora, è incredibile una cosa. La texture è esattamente uguale al vero prosciutto, si spezza esattamente nello stesso modo. Tra l'altro io, come vedete, l'ho tagliato anche abbastanza spesso, proprio per cercare, dire la verità, non sono capace a tagliare il prosciutto, ecco, però è per farvi notare che è veramente incredibile. Il sapore, molto buono, mi ricorda qualcosina del prosciutto, probabilmente perché è tanto salato e ha questa parte esterna che dovrebbe essere pepe, se non sbaglio. Molto buono, davvero molto molto buono. Ho tagliato altre due fettine perché non sono da solo, c'è anche Veronique qui con me. Vieni, vieni, vieni pure, è il momento del prosciutto. Guarda qui che bella fettazza. Che roba. Da quanto tempo non mangi prosciutto? Ero lì da 10 minuti dietro la camera con l'acquolina in bocca. Guardate che spettacolo, amici, è incredibile. Forza, assaggio, diretto. La prima volta che non scarto il grasso, perché da un io l'ho buttato sempre. È vero, anch'io, è vero. Buono. Secondo me con la affettatrice sottile è un bel panino col prosciutto. Esattamente, con l'affettatrice bello bello sottile, questo spacca di brutto. Tra l'altro, non so se hai notato, lo facciamo vedere anche a casa. Tra l'altro, come potete vedere, la parte esterna, cioè questa alta bianca, è super salatina. Grazie a questa parte che hanno aggiunto, dà quel tocco di salato giusto. Cioè, sembra esattamente prosciutto. Poi la parte di grasso, tra virgolette, si scioglie proprio come se fosse grasso rispetto all'altro pezzo. Esatto. Sono composti diversamente, molto probabilmente. Pazzesco, ragazzi, il mondo sta letteralmente cambiando. Cioè, ma voi, 2 o 3 anni fa, l'avreste mai pensato che sarebbero arrivati i gamberi vegani, il sashimi vegano, il prosciutto vegano, una quantità infinita di formaggi, tra cui alcuni buonissimi? L'avreste mai pensato? Io no. Ovviamente, amici, tutti questi prodotti io li trovo da Coccole di Gusto, che ha un negozio fisico a Milano in Viale Montegrappa 2, oppure ha anche uno shop online che consegna in tutta Italia, non soltanto quei prodotti come ad esempio il prosciutto o i formaggi, ma consegna anche tutti i prodotti surgelati. Fatevi un giro sul loro shop, che è questo, www.coccoledigustomilano.com, perché hanno una valanga di prodotti super interessanti. Poi magari quando li provate taggatemi sul profilo Instagram il vegano imbruttito. Come sempre, lo sanno già,
noi ovviamente ci vediamo su Facebook, su YouTube con un video a settimana, il giovedì alle ore 13. Per supportare questi contenuti, proprio questi che state vedendo in questo momento, dovete lasciare un like al video, un commento qui sotto e se volete condividetelo sulle vostre pagine o sui vostri profili. Noi però ovviamente, che cosa diciamo alla fine? Ci vediamo in un prossimo video. Ciao amici, al prossimo video! Thank you.